Bentrovati e benvenuti a Vox Populi, tappa numero 18. Violenza sulle donne, diamo voce al silenzio. Questo è il tema del convegno che si è svolto a Isernia venerdì scorso. Ad organizzarlo l'ambito territoriale sociale di Isernia in collaborazione con i centri antiviolenza Bifri Molise, con l'associazione milanese Il Bello che Avanza Siamo Noi e con l'associazione teramana Soroptimest. Presente il dirigente di questa associazione che è anche un funzionario della ASL teramana. Molti relatori e di grande valore. Il convegno è iniziato con la proiezione di un filmato realizzato da Emilia Vitullo. Seguiteci. Ciao, sono Veronica Abate. Ho 19 anni e sono stata uccisa con un colpo di pistola alla nuca dal mio ex fidanzato. Era geloso di me. Sono Stefania Cancelliere. Ho 39 anni. Il mio ex marito non si rassegnava alla fine della nostra storia e mi ha uccisa con 80 martellate. Sono Immacolata Villani, ho 31 anni e sono stata uccisa con un colpo di pistola da mio marito. Era geloso di me. Sono Esther Pasqualoni. C'è un uomo che è stato ossessionato da me per 10 anni. Mi ha uccisa a colpi di roncola. Sono Cinzia Palumbo, ho 35 anni. Mio marito ha ucciso me e i miei due figli, Daniele e Gabriele, di 4 e 6 anni. Sono Pamela Mastropietro, ho 18 anni. Sono stata uccisa, fatta a pezzi e poi nascosta in due valigie. Io sono Antonella Laurenza. Ho 45 anni. Mi ha uccisa mio marito a colpi di pistola. Sono Rosanna Laurenza. Ho 43 anni. Il marito di mia sorella Antonella ha ucciso anche me. Ciao. Siamo Martina ed Alessia Capasso. Abbiamo 14 e 7 anni. Siamo state uccise nel sonno da papà. Era geloso di mamma. Io sono Antonietta Gargiulo, ho 39 anni. Sono viva, ma vorrei essere morta. Sono la mamma di Martina e di Alessia. Mi sveglierò quando le nuvole saranno lontane. Dietro di me, dove i problemi si fondono come gocce di limone. Lassù, in alto, sulle cime dei camini, è proprio lì che mi troverai. Da qualche parte, sopra l'arcobaleno. Thank you.
that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you di prendere la parola dopo aver visionato queste immagini che rappresentano purtroppo uno spaccato della nostra realtà. Dicevo buon pomeriggio a tutti e grazie per aver deciso di condividere con noi questo momento di riflessione. Questa iniziativa, diciamo, è frutto di un percorso già avviato nel tempo, perché Isernia è sensibile a questa tematica e la presenza in platea di tante persone lo dimostra, ma una sensibilità che non caratterizza solo Isernia, ma in generale il nostro Molise che esiste e ha a cuore questa tematica. Cito solo alcuni esempi, non vi voglio tediare perché voglio passare subito la parola ai saturi istituzionali e poi al momento di confronto, che è il punto cruciale di questo incontro. Cioè Isernia, come dicevo, la nostra regione è sensibile. Noi abbiamo esperienze già nel tempo che hanno caratterizzato, cito solo qualche esempio, l'amministrazione provinciale di Isernia, attraverso la presenza di un centro ascolto donna in tempi non sospetti, la presenza di un centro prevenzione e maltrattamento abusi minori, un appartamento dedicato alle donne, l'iniziativa del Comune di Isernia, dell'amministrazione comunale di Isernia, la quale ha voluto dedicare un murales contro il femminicidio, realizzato da un artista di fama internazionale, dall'artista Alaniz, e poi le innumerevoli manifestazioni che si sono svolte in città, sempre su questo tema, per poi passare all'aspetto della regione, le proposte di legge che sono in atto, non ultima quella, la numero 8 del 18 luglio del 2018, la quale ha visto comunque l'adesione di molti consiglieri regionali. E poi, consentitemi, l'iniziativa bella promossa dalle consigliere donne della Regione Molise e poi ovviamente sposata anche dai colleghi maschi, quella di creare un posto occupato, cioè posizionare all'interno del Consiglio regionale una poltrona rossa, una bianca e rosa e delle scarpe rosse. Iniziativa promossa e sostenuta, vedo anche in platea, c'è anche la consigliera Calenda, c'è il consigliere Tedeschi, grazie di quello che state facendo e di quello che dovrete ancora fare. E poi, ultimo saluto veramente, anche ai funzionari regionali delle politiche sociali, coloro che poi ci mettono
il lavoro, dopo che c'è l'impulso politico, in sala c'è anche la dottoressa Marinelli, grazie Emma per tutto quello che fate anche in regione. E è proprio l'arco temporale in cui esercito la mia professione, quindi sono oltre 20 anni che mi occupo di questo, sono morte più di 3.000 donne per mano di soggetti prevalentemente ex partner o partner, e molte di queste donne, non ce lo nascondiamo, nonostante la tragica fine, effettivamente avevano già fatto una serie di segnalazioni in sede giudiziaria che non hanno portato evidentemente il risultato sperato. Questa è una situazione che purtroppo è ancora attuale. Quindi quando mi dicono, ah, ma questa è un'emergenza sociale, no, guardate cari signori e signore, questa non è un'emergenza, questo è un dato che ci accompagna strutturale, perché ha solide e difficilissime da sradicare radici di tipo culturale, che sono testimoniate da comportamenti, alcuni li vedremo, apparentemente banali, ma che effettivamente segnano in maniera purtroppo molto spesso indelebile la mente di coloro che vivono all'interno di famiglie in cui quel tipo di valore, noi oggi lo chiamiamo disvalore, ma in realtà per molti è ancora un valore familiare tragicamente diffuso, sono condivisi, non solo condivisi, sono tramandati. Ci sono ancora oggi moltissimi casi di violenza di genere, in particolare di matrice psicologica, che le donne neanche riescono a riconoscere come tale. A me capita sempre ormai, quando mi occupo di questo tipo di storie, ascolto le persone che vengono a chiedere consiglio su come muoversi, su come in qualche modo gestire la situazione prima ancora di procedere formalmente, o se procedere, perché non è detto che tutte poi decidano di denunziare, si calcola che solo 2 casi su 10 giungano all'attenzione dell'autorità giudiziaria. A noi interessano sicuramente questi 2 casi su 10, ma ci interessano soprattutto gli altri 8, perché evidentemente ancora non riusciamo a intercettare tutta questa, diciamo, questo mare, questo iceberg di orrore, la cui punta ce l'abbiamo abbastanza evidente, una punta che spesso si sporca di sangue, ma che tutto il resto, che effettivamente è in qualche modo il percorso che porta a questi epiloghi così tristi e così terribili, non riusciamo a intercettarlo. Bene, allora che dobbiamo fare in questo tipo di casi? Ancora ragioniamo su inasprire le pene? Ma davvero siete convinti che questa gente che agisce a questo tipo di comportamenti abbia paura di un processo? O abbia paura delle conseguenze delle loro azioni? Sapete quante volte durante l'interrogatorio di questi soggetti mi sono sentita dire con le mie, insomma, con le mie orecchie: dottoressa, ma lei pensa veramente che mi preoccupasse di fare 30 anni di carcere? Sono ben contento di farli, perché comunque quella donna, che solitamente viene definita in maniera decisamente più negativa, meritava di fare la fine che ha fatto. Non c'è quasi mai pentimento in questo tipo di soggetti. La loro vita è completamente avvolta nel concetto di possesso e controllo della loro vittima. Non gliene frega niente di qualcuno che vada lì a cercare di contenere questi aspetti. E non temono neanche il carcere, molti di loro. O comunque sia, non è la prospettiva di una pena severa, che sanno benissimo, verosimilmente, verrà loro inflitta, a fermarli. Perché? Non perché sono pazzi. Guardate, meno del 2% dei soggetti che negli ultimi 30 anni hanno ammazzato la loro compagna o ex compagna è risultato, dal punto di vista psichiatrico, un soggetto con delle problematiche. Quindi soggetti come noi, perfettamente capaci di intendere e di volere, con dei tratti personologici magari un po' particolari, spesso di tipo narcisistico, certamente sì, ma sotto profilo psichiatrico assolutamente sani, come noi e voi, né più né meno. Quindi questo tipo di uomini non cambia e agisce questo tipo di comportamenti principalmente per un motivo. Questo, guardate, l'ho verificato tantissime volte. Perché pensa di avere pieno diritto di agire né in quel modo, esercitando potere e controllo in tutte le possibili manifestazioni nei confronti della sua donna. Perché quel tipo di valore non è una follia temporanea, non è perché è stato sfortunato durante l'infanzia, non è perché beve, non è perché si droga. Ci siamo, non è perché è matto, è perché ha dei valori che sono improntati in questo modo e sono valori che riconoscono a lui il diritto di agire in questo modo e di esercitare il potere in maniera incondizionata nei confronti delle persone della sua famiglia, in primis della sua donna e anche dei suoi figli quando ci sono. Questi uomini non cambiano per questo motivo, ma guardate che questo tipo di, diciamo, sistema valoriale disfunzionale è ancora largamente diffuso. Vogliamo fare qualche esempio banale per farvi comprendere che probabilmente anche nelle vostre vite relazionali ci sarebbe qualcosina da rivedere,
apprendono soprattutto dai comportamenti. Voi potete spiegare a un bambino tutte le cose che volete, potete raccontargli tutte le favole che vorrete, ma se quando vi osserva non trova riscontro di quello che dite, quello che passa come modello di comportamento non è la favoletta che gli raccontate, ma quello che vi vede fare con la mamma, con le donne di famiglia, con le persone comunque sia che entrano a far parte della sfera di relazione della famiglia in senso più allargato. È da lì che estrapolerà le informazioni che saranno determinanti per crearsi la sua teoria sul funzionamento del mondo, in particolare sul funzionamento delle relazioni. Ci sono ancora oggi un sacco di donne, anche giovanissime, ragazzine, questo è un aspetto veramente preoccupante, che scambiano la gelosia, quella più becera, quella più patologica, il controllo ossessivo, il cellulare, no? Caspita, guai! Se vuoi stare con me mi devi dare la password del tuo cellulare. Perché io, sai, in passato ho avuto brutte esperienze, quindi voglio poter avere accesso a tutti i tuoi dati. Il che già di per sé è una richiesta che dovrebbe farvi alzare non le antenne, proprio le parabole. Ci siamo? E dire chiaro, cioè, in maniera abbastanza tranquilla e serena, dicendo guarda, forse è meglio che ci vediamo un'altra volta, magari tra una decina d'anni, tempo che tu maturi un attimo, una posizione intermedia. Ma guardate che moltissime ragazzine, questo lo accettano, tantissime ragazzine, e ovviamente non hanno lo stesso tipo di potere loro, quindi guai a chiedere altrettanto una condizione di parità, di simmetria. Stessa cosa per quanto riguarda ad esempio le uscite serali. Sapete quante ragazzine e quante donne accettano in maniera assolutamente passiva il fatto che per far stare tranquillo il fidanzato loro non escono più, a meno che non ci sia questo soggetto vicino, anche marito, mentre chiaramente l'altra parte può fare quello che gli tiene, va con gli amici, quando gli pare e piace. Questo vi sembra normale? Questo non è già creare i presupposti per una relazione fortemente squilibrata? È improntata al fatto che una persona ha dei diritti, ha delle facoltà che l'altra neanche può sognarsi. Cosa pensate che succeda nelle coppie contrassegnate da violenza di genere seria? Quella, diciamo, da reato vero e proprio, quello da processo penale. E questo comincia tutto dalla disparità, dal disequilibrio, dal fatto che io conto più di te. E il messaggio arriva forte e chiaro, soprattutto ai ragazzini dentro casa. E davvero vogliamo sconfiggere questa piaga terribile, questa piaga che non risparmia le generazioni, anzi le contamina in maniera assolutamente efficacissima purtroppo. Molto dipende da quello che ciascuno di voi nel vostro quotidiano è in grado di fare, nel monitorare se stesso ogni volta che mette in campo dei comportamenti anche lievemente prevaricatori, ogni volta che fa passare il messaggio che c'è qualcuno che conta più di qualcun altro. Se davanti a questo tipo di scenari non prendete posizione, isolando chi li mette in campo, e allora sappiate che purtroppo il carnefice sa di poter contare su di voi e sul vostro silenzio, e l'ha fatto e lo continuerà a fare. Il principale complice che purtroppo insanguinano le case degli italiani è proprio questo silenzio, l'omertà, il fatto che la maggior parte delle persone che sa quello che accade si gira dall'altra parte. Ripeto, se davvero volete far parte di questa battaglia, lo potete fare nel vostro quotidiano in maniera efficacissima, semplicemente guardando in faccia ciò che accade davvero e chiamando le cose con il loro nome. La differenza di potere è sempre il presupposto per la violenza, e questa si manifesta in qualunque tipo di ambito, purtroppo non risparmia neppure i più piccoli tra noi. Ecco perché è importantissimo che ciascuno di voi si faccia portatore di valori alternativi, reali, e che non accetti alcun genere di limitazione, né su di sé, né tantomeno in relazione alle persone della sua sfera amicale, affettiva. Ogni volta che c'è qualcuno che dice a qualcun altro tu questa cosa non la puoi fare, sappiate che quello è il momento di agire. Ora non avete più alibi. Per questo prezioso contributo da parte dell'autoressa Roberta Puzzone.
e noi viviamo quindi immersi in questi pregiudizi, in questi stereotipi. Allora vorremmo riuscire a comprendere bene, e partiamo con una delle tre testimonianze preziose di questo pomeriggio, partendo da quello che può essere una esperienza, una testimonianza e di chi sta facendo della propria vita anche una motivazione per poter portare un messaggio importante all'interno della nostra società civile. E allora vorremmo cercare anche di cogliere alcuni aspetti peculiari che sono avvenuti e che sono accaduti anche dietro le mura domestiche, e lo vorremmo chiedere a Jessica Notaro. Grazie. Buonasera. Dunque, io sono in questo momento alla pelle d'oca, perché quando sento parlare la dottoressa Puzzone, insomma, mi colpisce ogni volta, anche perché io queste dinamiche le ho vissute, non sulla mia pelle. Io sono stata fidanzata per 3 anni con questo ragazzo che inizialmente sembrava essere l'uomo della mia vita, il principe azzurro, no? Quello che un po' tutte noi sogniamo. Poi ad un certo punto, subito pochi mesi dopo che ci siamo fidanzati, si erano innescati dei meccanismi un po' strani, no? Che mi facevano riflettere. Ho iniziato, non mi voglio dilungare troppo, insomma, sulla prima fase, però ho iniziato a dubitare quasi subito della sua fedeltà, ma questo non era ciò che mi spaventava di più. Quello che mi preoccupava seriamente era il suo atteggiamento dentro le mura domestiche, che non era fatto di violenza fisica, ma di violenza psicologica. Il problema è che quando ci siamo dentro noi non siamo in grado di definirla. Quindi a volte accadono delle cose, delle sciocchezze. Io c'ho un esempio, insomma, che riporto sempre, che sembra un po' stupido, no? Lui fumava, io non fumo, non sono una fumatrice, e chiedevo a lui gentilmente di recarsi fuori da casa per fumare, perché proprio non potevo sopportare l'odore del fumo. Lui aspettava che io mi addormentassi la sera e poi iniziava a fumarmi sopra la testa per dispetto, no? Sono quelle cose, quelle sciocchezze che uno dice: vabbè, lascerò una persona per questo motivo? No, certo che no. E invece, purtroppo, già lì dobbiamo farci una domanda, perché se una persona non è in grado di rispettarci su queste piccole cose, come potrà rispettarci sulle cose più importanti? È impossibile. Il problema è che noi già in quel momento non siamo più in grado di valutare correttamente la situazione, perché siamo già caduti in trappola. Inizialmente è tutto bello, no? C'è questa fase iniziale dove la persona ci fa innamorare di lei, e poi ad un certo punto arrivano i problemi. Ma noi siamo così legati a quella percezione iniziale che avevamo di questa persona, che non riusciamo più effettivamente a vedere in faccia la realtà. E allora in quel momento pensiamo: ma cosa ho sbagliato? Cosa sto sbagliando? Perché questa persona adesso improvvisamente è cambiata e non è più quello che io ho conosciuto all'inizio? Evidentemente ho sbagliato qualcosa. Ovviamente queste persone, che come dice la dottoressa Bruzzone sono espertissimi manipolatori, hanno la situazione in pugno e capiscono di poter fare leva sul nostro senso di colpa. E così ci tengono agganciate a loro. Nel momento in cui noi per sbaglio abbiamo un barlume di lucidità e capiamo che la situazione non è delle migliori, quindi siamo lì per fare una scelta, questa persona lo avverte e quindi tira fuori l'arma iniziale, no? Quella dell'uomo perfetto. Quindi ancora di più noi entriamo in confusione e pensiamo: ma cioè, allora chi ho davanti in questo momento? Dottor Muttillo, moderatore dell'evento, qual è il senso di questa manifestazione e soprattutto l'importanza anche di avere relatori di fama nazionale?
Sì, questa è una iniziativa che abbiamo voluto organizzare insieme a una rete anche di associazioni di realtà locali in ambito di quelle che possono essere anche le istituzioni e quelle che possono essere anche gli interventi che si possono garantire oggi su un tema di sensibilità sulla tutela dei diritti umani come quello che può essere appunto la salvaguardia del diritto di genere. Noi come regione, diciamo così, Molise, perché comunque io sono molisano, sono uscito fuori per questione di lavoro e di studio, in questi anni abbiamo sempre cercato di poter fare in modo che anche nei contesti piccoli, non metropolitani, ci possa essere un'attenzione legata a quella che è la sensibilità sulla rappresentanza di genere, su quelle che sono le diciamo così, aree di tutela dei diritti umani. Diritti umani che oggi per noi prendono diciamo così, origine anche da quello che è stato uno dei primi accordi recepito anche all'interno della nostra realtà nazionale, come l'accordo di Istanbul e di quelli che possono essere anche interventi normativi che sono stati fatti anche come la normativa sullo stalking. Quindi portare a Isernia oggi questa testimonianza anche di persone che hanno un loro percorso, un loro vissuto e che si sono impegnati, si stanno impegnando anche nel sociale, anche con il volontariato e con dei centri di richiamo anche per poter sensibilizzare le persone su un tema così delicato ed importante come questo, è un motivo di orgoglio un po' per tutti noi, ecco. A proposito dei centri, il Molise è una regione piccola e spesso vittima di pregiudizi. Come è messa a livello regionale rispetto al contesto poi italiano? No, è messa bene perché comunque, ripeto, c'è questa attenzione da parte anche grazie a voi dei media. È importante poter lavorare in sinergia, soprattutto per fare in modo anche di poter avere messaggi e soprattutto anche utilizzare un linguaggio che possa evitare ogni, diciamo così, riferimento a quelli che possono essere momenti di discriminazione di genere, comunque di violenza sul lavoro, psicologica, fisica e sessuale anche. Quindi da questo punto di vista io credo che ci può essere anche con questa iniziativa un'occasione di partenza e di attivazione anche di ulteriori iniziative per poter costituire proprio la rete, una rete che dovrebbe salvaguardare non soltanto gli aspetti legati alla differenza di genere, ma soprattutto per intervenire anche su quelle che sono le violenze psicologiche sui minori, perché la tutela dei minori oggi è un altro aspetto che deve trovare un fondamento e un impegno delle istituzioni, della società civile, e perché poi attraverso queste iniziative noi siamo in grado anche di misurare quello che è il livello anche di civiltà di uno Stato, di una regione, di un comune, di una comunità. Perché secondo lei le donne ancora oggi hanno bisogno di supporto giuridico, psicologico, morale? Come mai c'è ancora tanta cronaca nera? Beh, la necessità c'è perché comunque abbiamo alcuni purtroppo pregiudizi, perché abbiamo alcuni retaggi anche e perché comunque ci sono una serie anche di interventi che sono stati fatti anche da un punto di vista giuridico, legislativo, soltanto di recente. Quindi è chiaro che c'è la necessità di intervenire a tutti i livelli, a tutte le istituzioni per poter tutelare quella che può essere appunto una rappresentanza di genere, perché oggi anche, ripeto, il linguaggio che viene utilizzato, una parola che ha ancora una caratterizzazione maschile, consigliere piuttosto che consigliera, direttore piuttosto che direttrice, cioè ci sono una serie di attenzioni che devono essere poste anche nel lessico, anche nell'utilizzo della parola, e credo che da questo punto di vista anche i media hanno una responsabilità importante. Il grosso problema è che la violenza attinge da stereotipi culturali, da valori che vengono purtroppo metabolizzati da intere generazioni, che sono ancora oggi il vero nemico da sconfiggere sotto il profilo sociale. In questo caso il medico chi dovrebbe essere? Beh, il primo medico dovrebbe essere proprio la famiglia, fondamentalmente. Il futuro violento e la futura vittima di comportamenti violenti solitamente apprendono questo tipo di modalità relazionale all'interno del nucleo familiare d'origine. Quindi il primo buon medico dovrebbe essere un sano rapporto di coppia tra i genitori, fondamentalmente. Ed è qui purtroppo che la questione si complica. Questo genere di problematiche contamina le generazioni successive proprio perché si basa sull'apprendimento di modelli di relazione osservati nei primissimi anni di vita, che sono quelli più importanti nella formazione della personalità. E osservando da vicino, insomma, in questi 20 anni tantissime storie di questo tipo, posso assicurarle che quasi sempre in questo tipo di vicende c'è alle spalle una famiglia disfunzionale. E questo è quello che dice la Chiesa, che con la perdita dei valori nella famiglia la società si sta disgregando.
Ma guardi, non credo che sia un problema attuale. Temo che la problematica della violenza sulle donne sia qualcosa di molto radicato che ci accompagna probabilmente dalla notte dei tempi, quindi non credo che sia un fenomeno della nostra epoca. Chiaro, nella nostra epoca finalmente ci siamo accorti in maniera più importante di questo aspetto e ne stiamo parlando, ma non è certo qualcosa che scopriamo ora fondamentalmente. Quindi insomma, se è un problema di valori, e non è solo un problema di valori che sono cambiati, perché purtroppo la violenza continua a inseguirci, quindi evidentemente questi valori non sono cambiati granché. Nel piccolo, ognuno di noi che cosa può fare? Intanto fare autocritica, quindi osservarsi nel proprio modo di stare in relazione con gli altri, in particolare all'interno della coppia, e cercare di via via eliminare tutta una serie di comportamenti che si basano su una asimmetria di potere nella coppia. Quando qualcuno pensa di poter fare delle cose e che l'altro non possa farle, ecco, già quello è un terreno fertile per la violenza. In molti casi noi sappiamo che quando ci sono degli omicidi, cioè la donna è stata soppressa, a monte ci sono state delle denunce, sono state... In alcuni casi non sempre. Ma in molti casi questo avviene, nonostante questo, però poi l'irreparabile è avvenuto tale e quale. Chi è che non ha fatto tutto? Guardi, allora, quando arriviamo alla denuncia, querela, di situazioni di questo tipo, dove ci sono gravi minacce, atti persecutori, di solito gravi offese e chiaramente anche maltrattamenti fisici, oltre che di tipo sessuale, è chiaro che nel momento in cui una donna denuncia deve essere aiutata. Chiaro, naturalmente, giustamente, bisogna prima verificare la fondatezza di quanto racconta, ma una volta che la denuncia viene ritenuta fondata, e allora bisogna agire a protezione. Tutte quelle volte in cui le donne avevano denunciato e questo purtroppo non ha fermato la mano dell'assassino, allora evidentemente chi ha fatto le valutazioni su questo tipo di casi ha sbagliato e dovrebbe pagarne le conseguenze. Questo fenomeno è a macchia di leopardo in tutta Italia o ci sono delle zone franche? No, nessuna zona franca, il problema riguarda tutta l'Italia da nord a sud senza alcuna eccezione. Per me è sempre come fare un tuffo nel passato, perché ora mi trovo a dover gestire diversi casi, no, di violenza sulle donne, e purtroppo le problematiche sono sempre le stesse. Ci sono tantissime lacune che vanno colmate e, come dico sempre, bisognerebbe fare un grandissimo lavoro di gruppo, però tante volte non siamo supportati nella maniera più giusta. Spesso la violenza avviene tra le mura di casa. Cosa si sente di dire alle giovani donne che non hanno il coraggio oggi di denunciare o forse non hanno neanche la possibilità dal canto loro? In genere siamo bloccate, non denunciamo, un po' perché questi individui giocano sui nostri sensi di colpa e quindi ci fanno credere sono loro le vittime, e quindi noi cerchiamo di salvarli, nella speranza di salvarli poi ci lasciamo le penne, quindi bisognerebbe imparare a volersi un po' più bene quando ci si guarda allo specchio e cercare di mettere in primis come priorità la propria felicità e il proprio benessere. Cosa si sente di dire alle donne che oggi magari guarderanno questa intervista e non potranno, non avranno il coraggio di denunciare? Qual è la molla che fa scattare poi effettivamente il coraggio? La molla è che basta veramente un secondo per fare danni irreparabili. E io porto questo messaggio col mio volto e quindi vi dico, voi che siete ancora in tempo, fate qualcosa. Il bello che avanza siamo noi allora. Tutti insieme, dal nord al sud, anche il centro Italia, perciò abbiamo portato anche qui il bello che avanza, grazie ai vostri due consiglieri che sono anche soci dell'associazione Il Bello che Avanza, ingegnere Gianluca Di Pasquale e Giovanni Mitilo, no? Perché io lo conosco da Milano, sono due persone straordinarie e hanno tenuto che le esperienze che noi abbiamo in Lombardia, dove c'è come vicepresidente dell'associazione anche l'onorevole Luca Toccalini che è qui. La nostra associazione l'abbiamo fondata da poco tempo, l'anno scorso. All'interno dell'associazione sono tutti professionisti, i giovani, anche giovani studenti, dove insieme il 25 di novembre abbiamo fatto un evento sulla violenza contro le donne al teatro di Milano Le Colonne San Lorenzo, dove dal titolo Non dimenticare chi sei, e ho visto che il titolo di qua si avvicina moltissimo al nostro titolo, perciò una continuazione. C'è stata una partecipazione molto importante. Se vogliamo parlare di questo argomento, io credo che non è che dobbiamo fermarci solo esclusivamente
al fatto delle leggi che ci sono, oppure fare i convegni perché ci siamo tutti insieme, ma deve essere dopo un seguito istituzionale, un seguito delle istituzioni locali, sociali e soprattutto le leggi da rispettare, cioè chi commette dei reati contro un altro essere umano, che sia la donna, che sia il bambino, eccetera, bisogna prendere dei provvedimenti molto seri. E io credo che bisogna iniziare il percorso anche nelle scuole, perché tanti bambini che subiscono la violenza, che vedono la violenza, quella domestica, in casa, contro la mamma, contro qualsiasi altro essere femminile, perché c'è anche violenza contro gli uomini, non lo dimentichiamo questo, si parla sempre della violenza contro le donne, portare anche alla scuola una prevenzione dal punto di vista psicologico, perché quei ragazzi che sono piccoli col tempo al momento non maturano questa cosa, ma crescendo sviluppa il loro inconscio psicologico, il dramma, che si possono anche loro dopo trasformarsi in persone che hanno una violenza non voluta ma vissuta, che è diverso, non voluta ma vissuta. E questo tocca a noi, anche a lei, a tutti i cittadini, che si denunciano le violenze. Fino a ieri, penso, ci sono dei dati anche del Gabriele, che è il capo della polizia di Milano, che dicono che nel passato, oggi la percentuale è diminuita, però è diminuita anche perché le persone cominciano a denunciare di più. C'è una prevenzione che la donna, che sia la donna o il bambino eccetera, stanno andando avanti a divulgare questo sistema, che la ritengo non bella, disumana, no? Tu non puoi toccare il diritto a una persona di vivere oppure rovinare la sua storia. Allora, noi quando abbiamo fatto questo evento, ne abbiamo fatti degli altri, e ripeto, grazie a Di Pasquale, ingegner Gianluca e anche Mitilo Giovanni, che sono stati presenti, hanno preso anche questa cosa da Milano e abbiamo deciso di portare anche le nostre esperienze qui. Però credo che ognuno di noi, a parte la funzione pubblica che possiamo avere anche a livello di associazionismo, siamo prima delle persone e come tale dobbiamo portare, aiutare chi ha necessità di uscire fuori da questa situazione qua. So che ci sono le leggi, so che ci sono la possibilità anche di cambiare il mondo, perché c'è un'evoluzione, c'è la tecnologia che ti porta avanti, che a volte fa male anche la tecnologia, perché purtroppo sulle rette dei Facebook si fa vedere anche cose che non servono. Bisogna che ci sia un'educazione, una preparazione. Io spingo moltissimo sul fattore psicologico, questo è importantissimo. Dal vostro osservatorio, sono molte le donne che non denunciano pur subendo? Ma credo che oggi, come dicevo prima, le donne prendono coscienza, però c'è un problema, che nel momento quando denuncia una violenza ha paura che si può ripercuotere su di lei. E allora a questo punto che cosa fa la donna? Preferisce sperando che la cosa possa finire lì, perché se una donna che è attaccata alla famiglia per salvaguardare i figli accetta a volte anche sperando che la persona possa migliorare, ma lei da sola non lo può fare questa cosa qua, cioè migliorare la persona, e allora resta attendere un qualche evento positivo
per salvaguardare che la donna è il pilastro della famiglia, non ha voglia di sgretolare la famiglia. Ma comunque credo che oggi le donne hanno preso coscienza di questo e sicuramente denunciano, però vogliono avere la certezza della legge, cioè a livello dei tribunali, a livello della polizia. E qua casca l'asino, qua casca l'asino. Prego, e qui casca l'asino, perché se vai in tribunale i tempi sono lunghi e poi quando esce uno ha ucciso una persona e vabbè va in galera e dopodiché dopo un anno o due è già fuori. E allora cosa succede? Quella donna gli dice: me lo trovo fuori dietro al mio recinto, il recinto dell'amore, della famiglia. E allora interviene anche la paura. Perciò c'è donne che sperano che si faccia qualcosa, c'è donne che vogliono denunciare, ma hanno paura che, sentendo anche la mass media, dicono dopo un anno, due anni, sono ancora fuori. Allora ci vuole delle leggi severe su questa cosa qua. Chi commette un reato che uccide una persona è giusto che ha la condanna che se la merita, ma non lunghi tempi che sono oggi della giustizia, devono essere tempi brevi e si tratta di una vita. Io trovo che sicuramente con questa cosa io risulto essere impopolare, però io il mio pensiero che nasce dal mio dolore e quindi un dolore però che mi ha dato il tempo di fermarmi a pensare, perché tante volte si corre troppo e non ci si può fermare a pensare. Io di tempo ne ho tanto, perché tanto la notte non dormo, quindi penso che tante cose non c'è una strada che si percorre per cui diventa divieto percorrere poi tutte le altre. Io penso che bisogna, per fermare o cercare di arginare questo fenomeno, lavorare all'unisono in tante direzioni, o meglio in tutte le direzioni, che sono la direzione dell'informazione, quella di cercare di eliminare questi stereotipi che tanto sentiamo, diciamo, che vengono fuori da un'educazione sbagliata. E concordo sul fatto che le donne devono essere allertate dai segnali e sono d'accordo, quindi bisogna lavorare a tutto tondo, ma la considerazione che io faccio è semplicemente questa. Io sono 13 anni che lotto, perché dal 3 settembre del 2006, che purtroppo Veronica non è più qui con me, ce la possiamo immaginare, ma Veronica non c'è più, come non ci sono più tutte le altre figlie. Quindi penso che l'importante sia lavorare insieme. Io mi occupo di andare nelle scuole, parlare con i ragazzi, però purtroppo poi arrivo a un punto decisivo in cui devo dire a che cosa si va incontro laddove si commette un delitto. Ed è lì che io incontro la mia grossa difficoltà, perché io non posso mentire, quindi come tale devo dire che purtroppo chi uccide, di anni di galera, signori miei, se ne fa pochissimi. E allora voglio dire, sono 13 anni che io sento parlare di rispettare la fragilità di chi? Di assassini. Dobbiamo capire perché. Ma voglio dire, forse non sarebbe più giusto, quando andiamo tutti noi che ci facciamo promotrici di questa guerra contro questa carneficina, non sarebbe più giusto dire: ragazzi, tu paghi in proporzione al reato che commetti? Perché è assurdo pensare che una pena di 20 anni diventi 7-8 anni. Io non so, io mi auguro che tutti voi non accadranno, ma io vi garantisco che il dolore più, forse ancora più grande della perdita della figlia, perché in quel momento sei ancora frastornato, e quel fatto che vieni catapultato in un tribunale dove tu cominci a capire che la vittima deve difendersi, la ragazza che non c'è più, la ragazza che è stata barbaramente uccisa. Diceva prima la dottoressa Bruzzone
questi ragazzi ti uccidono quando vogliono, perché sanno che devono fare questo, perché sanno che devono fare quello, però magari la legge non è un deterrente. Signori miei, abbiamo fatto tutto. Ecco, questo paese è la dimostrazione. Come si sono resi conto che c'era un vuoto intorno, sono nati CAP, centro di accoglienza, ascolto, tutto quello che si può mettere in campo. E questo succede in tutta l'Italia. Cioè, questo è diventato proprio un tormentone, la violenza contro le donne. Combattiamo la violenza contro le donne in tutti i modi, panchine, questo, quello, tutti ci stiamo impegnando. Ma perché non funziona secondo voi? Perché c'è informazione, prevenzione, ascolto? Perché non funziona? Non funziona perché non c'è la pena, perché loro sanno benissimo che si fanno 7-8 diciamo, di galera e è finita. Io personalmente sono una madre, io sto ancora guardando la porta per vedere se mia figlia entra. Questo non è rispetto per nessuno, cioè noi non dovremmo allora a questo punto neanche parlarne di queste donne, perché le leggi è vero che ci sono, ma signori miei, c'è un tanti modi per raggirarle, che dal momento in cui entrano, anzi vengono ammanettati, già stanno pensando che cosa, come sarà la mia difesa, non parlerò, mi avvalgo di questa facoltà, chiederò il rito abbreviato, faccio questo, faccio quello. Ma secondo voi quel bastardo che ha ucciso mia figlia lo ha pensato che ha ucciso mia figlia? Io penso che lui non ne abbia avuto neanche il tempo, così intendo a pensare a come salvarsi. E allora dove sta questa fragilità che noi dobbiamo rispettare di questi assassini? Noi abbiamo un preciso dovere, che è quello di dire: la legge è forte e severa. Io voglio andare nelle scuole e voglio dire: ragazzi cari, non sbagliate, non devo dire più ragazze difendetevi, alzate le mani, copritevi, state attenti. No, io devo dire: ragazzo caro, se tu sbagli, come uccidi, così tu la luce del giorno, figlio mio, te la vedi quando ti sconti l'ergastolo. Questa è la punizione e questo è il preciso dovere che noi cittadini dobbiamo pretendere dallo Stato. Vi faccio un piccolo esempio, non voglio essere, non mi dilungo, vi giuro, perché per me quando parlo di queste cose mi sconvolge. Io dico: perché per i reati di mafia e camorra abbiamo stretto bene i braccialetti ai polsi di questi individui, con mia somma felicità? E forse i frutti li cominciamo a vedere. E allora non è vero che non è un deterrente. Quindi dico, se noi abbiamo messo questo ordinamento, non sono tanto brava in queste cose, in questo ordinamento carcerario, il 41 bis, cioè che tu non hai diritto a questo, non hai diritto a quello, non hai diritto a quello, poi ci chiarirà meglio le idee, chi di dovere e chi è del mestiere. E abbiamo fatto questa cosa perché ci siamo visti con il cappio al collo ed era un'emergenza quella di dover cercare di tagliare un po' i rami alla camorra, alla 'ndrangheta, alla mafia, quello che sia. Ma le nostre figlie sono meno di una vittima di camorra? Perché non c'è, visto che ha portato i risultati, semplicemente basta togliere tutte queste cose premiali, perché li premiamo in tribunale e perché chiedono il rito abbreviato, li continuiamo a premiare perché ci sono patteggiamenti e quant'altro. Poi quando finalmente arriviamo in terzo grado, finalmente c'è una sentenza molto ridotta, mi in appello vi garantisco che sono stati dati 30 anni al Mario Beatrice, in appello sono stati ridotti a 16 anni. 16! Questo succede quasi per il 90% dei casi. Ok, arriviamo in carcere. Il carcere anche deve risparmiare, mica deve risparmiare sul tribunale, che giustamente, facendo il rito abbreviato, invece di 30 udienze se ne fa una, due, non so manco quante ne siano, quindi risparmiamo. Poi deve risparmiare il carcere, perché ogni anno gli diamo 3 mesi e non vorrei sbagliare, ma mi sembra che volevano portarli a 5. 5, noi paghiamo le tasse 12 anni agli assassini, gli regaliamo ogni volta 5 mesi per ogni anno.
quindi belli, tranquilli, perché così per buona condotta. Clementina Agnello, lei ha fatto un intervento molto apprezzato, ha avuto molti applausi. Intanto a monte c'è stata la perdita di una figlia, Veronica. Sì, diciamo che mi sono trovata immersa in un mondo dove nessuno vuole trovarsi, una vita diversa, completamente diversa da quella che era prima, e dove si ha a che fare con una realtà dove, che sembra quasi da film. Io mi sono trovata immersa in una realtà giudiziaria che mi ha lasciato sconvolta, cioè il fatto di doversi difendere, che una vittima debba difendersi è assurdo. La vittima dovrebbe essere difesa a spada tratta dallo Stato, cosa che non accade perché ci sono troppe possibilità di premio per gli assassini, e tutto questo va a decurtare una pena che diventa quasi irrisoria. A momenti si paga molto di più per una sanzione, cioè si paga di più per rubare, per chi ha rubato una mela o quant'altro, che non per aver ucciso una persona. Quindi in uno Stato civile, come noi usiamo definire il nostro Stato e il nostro Paese, tutto questo non dovrebbe accadere. È una carneficina che si consuma continuamente. Tutto questo ci ha portato, tutto questo voler essere così buoni e avere sempre in bocca queste belle parole per gli assassini, ci ha portato a far sì che le nostre figlie muoiano. L'Italia ne lascia morire una ogni 60 ore, ora pare abbia sentito 72, ma poco cambia, visto che non ne dovrebbe morire nessuna e visto che la vita è il bene più grande che noi abbiamo. Un primo calvario lei l'ha vissuto in quanto ha perso sua figlia, e un altro lo sta vivendo adesso. In che fase siamo? No, a noi il processo è finito, lui è stato condannato alla fine dopo 3 gradi di giudizio a 22 anni, e lui si chiama Mario Beatrice, e l'assassino di mia figlia è stato condannato a 22 anni, ma come le dicevo prima, con tutto questo bel sistema premiale e carcerario che abbiamo, lui a breve uscirà. Pensi che sono passati 13 anni, lui tra un poco uscirà, si farà una nuova vita e avrà avuto tutto dalla vita, e io continuerò ad aspettare che mia figlia arrivi. Che consiglio si sente di dare alle mamme? Ma guardi, alle mamme, io darei un consiglio più alle mamme dei maschi, che gli insegnassero a fare gli uomini, ma gli uomini così come si insegna a fare le donne, uomini che rispettano animali, cose, persone, uomini che piangono, uomini che ridono, uomini che aiutano, uomini che non si vergognano, principalmente uomini che rispettano, perché questo significa essere uomini e in quel caso essere una buona madre, perché anche questo nasce da un'educazione sbagliata. Non si può continuare a dire ad un bambino non piangere perché sembri una femminuccia con un fare dispregiativo. Noi già in quel momento gli stiamo dicendo che lui non può piangere perché lui è superiore alla donna, quindi sono tutte queste cose che vanno riviste, e quindi la mamma, mi rivolgo alle mamme dei maschi, che siano effettivamente delle buone madri, perché il prodotto che noi mettiamo in piazza, noi madri, noi famiglie, purtroppo è quello che noi abbiamo creato e quel sacco vuoto che abbiamo riempito, quindi noi siamo colpevoli quanto loro di quello che mettiamo in piazza. Quanti anni aveva Veronica? Veronica non aveva compiuto ancora 20 anni. E quando è successo? Era il 3 settembre del 2006, e si erano lasciati ormai da 9 mesi, quindi è stata una cosa che non ha avuto il solito la solita trafila, quindi stalking, telefonate, tutte persecuzione, assolutamente no. Lì c'è stato soltanto il Mario Beatrice che ha deciso di fare il killer e di porre fine alla fine alla vita di mia figlia. Questa forza che all'aria l'ha data Veronica, probabilmente. No, questa forza che ho dentro è soltanto tanta rabbia, una rabbia enorme perché i miei occhi continuano a vedere cose che non dovrebbero essere viste, a sentire parole che non dovrebbero essere sentite. Cioè non si può continuare a premiare e a dare possibilità e a essere così sottili nei confronti di un assassino, psicologi, questo è tutto quello che vogliono, e lasciare sole famiglie che magari la psicologa non possono permettersela, e quindi a quel punto la famiglia della vittima può anche morire, perché se non paghi la psicologa non ce l'hai. All'interno del sistema comunicazione, diciamo così,
non è proprio secondaria, può sembrare una cosa secondaria, ma non lo è, non lo è per niente. Noi siamo responsabili di tanto, di tantissimo, di tutto quel che viene trasmesso su un certo argomento, tale che sia. Lo siamo ancora di più su questo argomento, ma lo siamo non soltanto per le parole che singolarmente scriviamo, lo siamo anche per il messaggio che sta all'interno di un articolo, di qualcosa, all'interno di un racconto, per la delicatezza che sappiamo o non sappiamo mettere quando descriviamo una vittima e quando zoomiamo su un particolare, oppure quando ci occupiamo di dettagli che sono, come noi diciamo, pruriginosi o non pruriginosi. E quindi il nostro modo di fare conta, ha importanza quello che scriviamo e anche come lo scriviamo. Noi abbiamo cominciato a fare questa rivoluzione, noi al Corriere, ma abbiamo un po' anticipato i tempi, da non tanti anni, non troppi anni, perché soltanto un decennio fa, forse no, per un decennio no, diciamo 15 anni fa era molto molto comune leggere sui giornali, anche sul mio, lo dico anche per me, leggere sui giornali quell'espressione di cui parlava prima Roberta, la Borzone, delitto passionale, così come era facile, e oggi spero di avere in qualche modo contribuito a debellare con le mie colleghe, con le quali abbiamo istituito un gruppo all'interno del Corriere che si chiama La 27esima Ora, e anche un blog femminile, parole, dicevo, come raptus. Noi descriviamo gli omicidi, un tempo era pieno di raptus il femminicidio, così succedeva una donna e quindi folle di gelosia, raptus, no? Non raptus. Cerchiamo di intenderci, raptus è un germoglietto per una giustificazione per quello che questa persona ha fatto. Poi non mi interessa che sia uomo o donna, ma diciamo che siccome nel caso di cui stiamo parlando parliamo di femminicidi, allora parliamo di uomini. Allora sostenere che una persona folle di gelosia è colto dal raptus perché la amava troppo, come diceva prima anche questo, la produzione mi ha anticipato, la amava troppo e purtroppo, siccome non poteva vivere senza di lei, sappiate che il raptus in sé non esiste nemmeno come categoria psichiatrica, come forse, non so, qualcuno degli esperti potrà anche dirvi più tardi. Non esiste, quindi non esiste, però vediamo nei tribunali continuamente, costantemente, forse adesso un po' meno di prima, perfino all'interno delle consulenze, qualcuno anche nelle perizie dei giudici, vediamo questa espressione o qualcosa che le assomiglia, come se improvvisamente la violenza esplodesse. Invece la violenza è una cosa, abbiamo imparato nel tempo, che non è che arriva perché è ordinata in medico, la violenza si sceglie. Cerchiamo di dire una cosa precisa. Uno sceglie di essere violento, salvo casi rarissimi in cui invece c'è l'elemento psichiatrico di disturbo. Si sceglie di voler essere in un certo modo, di volersi comportare in un certo modo, perché lei mi ha lasciato, capito? E allora quante donne al contrario sono state lasciate e non scelgono la stessa cosa? Perché? Perché esiste questo? Perché siamo ancora, purtroppo, però cerchiamo di essere onesti con noi stessi, purtroppo è ancora normale pensare alcune cose in automatico, è ancora normale pensare a quelle espressioni che dovrebbero essere bandite anche dai nostri pensieri, e quindi se l'è cercata, lo so, quella ha fatto carriera, però perché chissà chi, chissà chi, eccetera, eccetera, adesso non vi sto a dire le espressioni volgari che possono seguire una cosa del genere, ma perché avete mai sentito parlare di carriere fulminanti fatte da uomini? Avete mai sentito parlare di carriere fulminanti maschili per il quale si è fatto un'allusione sessuale? C'è qualcuno che ne ha sentito parlare per caso? Mai, mai, io non ne ho mai sentito parlare, non ho mai sentito quello che ha dato via, quindi a lei, andiamo, ha fatto la carriera. Invece per le donne è quasi un automatismo, e questo però è devastante, perché è il passo precedente al fatto di giustificare e di ritenere normale un atteggiamento più grave, per esempio come quello di uno stalker o quello di un omicida. Però volevo fare con voi una riflessione, che è una riflessione anche sui tempi. Siamo un paese, come dire, giuridicamente giovane da questo punto di vista. Vi ricordo soltanto che siamo un paese che soltanto nel 1981 ha
abolito con dei referendum, due referendum, quel famoso delitto d'onore, una vergogna del nostro codice. Il delitto d'onore, signori, era l'81, non è che siamo nella preistoria, l'81. Cioè un signore che coglieva nell'atto, non mi ricordo com'è la dizione, il procuratore lo saprà più di me, nell'atto dell'offesa della famiglia, l'onor proprio e non so che altro, poteva uccidere la persona, la donna in questione, e avere come pena... mi pare che andasse dai 3 ai 7 anni, dai 3 ai 7 anni per legge, il nostro ordinamento giuridico, 1981. Quello era il delitto d'onore, ma un'altra vergogna era il famoso matrimonio riparatore, come tutti quanti ricorderete. Io li ricordo sempre perché ci sembrano cose lontane, in realtà sono cose appunto dell'altro ieri. Il matrimonio riparatore, perché mi sembra una cosa civile il matrimonio riparatore, per caso, c'è qualcuno che lo ritiene civile, rapire una ragazza perché la si vuole, e certo si è maschi, la si vuole, e la si rapisce, si fa quel che si vuole e poi si torna a casa e si viene perdonati anche in quel caso, si rischia quasi zero anche in quel caso, si rischia zero perché tanto poi c'è il matrimonio che ripara tutto, fino a che un bel giorno una signora ha deciso non gliene poteva fregare di meno di riparare niente, di farsi riparare niente. Questa signora è ancora viva, ancora con noi, si chiama Franca Viola, i più vecchi di voi la ricorderanno. E questa signora ha detto, sai che ti dico, a me non importa veramente un fico secco di quello che vuoi tu, non mi importa di riparare niente, io non ti voglio sposare, tu hai fatto questa cosa, non voglio. E lo disse in una Sicilia di un tempo veramente lontanissima, quindi fu un problema, poveraccia, per lei, però ha rotto qualcosa, ha fatto breccia in qualcosa, e fare breccia ha un suo perché, anche quello è un racconto, anche quello è un modo di andare avanti, le parole scelte da Franca Viola in quell'occasione furono un racconto, come lo sono le parole che scegliamo nelle leggi che facciamo, nel 2009 con la legge sullo stalking, nel 2012 con la legge che conteneva il femminicidio. Ma voi lo sapete di quando è la legge che come dire, consente all'ordinamento giudiziario di condannare un marito che uccide la moglie all'ergastolo? Uno dice, quando sarà? 10 anni fa? 20 anni fa? 30 anni fa? Gennaio 2018. Fino all'anno scorso, fino a un anno fa, non era questo quello che la legge poteva fare, poteva condannarlo dai 24 ai 30 anni, ma poteva condannare l'amante o la persona esterna, il figlio, ma non il marito all'ergastolo. E allora dicevo, siamo un paese giuridicamente giovane e quindi capita ancora nei tribunali, come è capitato nel caso della mia amica Clementina, capita ancora di sentire gli avvocati, e a proposito delle parole usate, no? Gli avvocati che chiedono, ma sua figlia portava la minigonna? E perché? Se portava la minigonna forse era più giustificato quello che questo ragazzo ha fatto. Era una cosa più credibile, era anche quella una cosa che in qualche modo giustificava, era questo. Oppure vogliamo parlare delle domande che gli avvocati hanno fatto nell'aula quando c'è stato quel famoso caso di stupro a Firenze da parte dei carabinieri. Onore per sempre all'arma dei carabinieri, naturalmente non ce l'ho con la categoria. Però erano persone che avevano fatto un errore pazzesco, madonnale. Ma è possibile chiedere alle ragazze le cose che quegli avvocati hanno chiesto? E come si era vestita quella sera? E come mai è salita? Lei piacciono le divise? Ma lei la... Cioè, cosa? Di cosa stiamo parlando? Che cosa insinuiamo? E tutto questo non viene da quel singolo avvocato, viene da un retaggio che purtroppo ancora esiste. Vorrei, a proposito di retaggio che esiste, una cosa che mi fa sempre molto senso e che ogni tanto leggo quando vado in giro per questo genere di conferenze. Vorrei leggervi un piccolo passaggio che è un avvocato, penso che molti di voi quando siano avvocati o comunque abbiano a che fare con la legge, che un avvocato fece in una cosa che fece grande scandalo. Era il 1979, per la prima volta in televisione venne trasmessa una cosa che si chiamava processo per stupro. Era una ragazza, si chiamava Fiorella, aveva 18 anni, fu rapita da 4 uomini, uno dei quali era il proprio fidanzato, e non vi sto a dire che cosa non le fecero a questa ragazza, finché si arrivò, riassumendo molto, al processo. Si arrivò al processo e disse l'avvocato, uno dei due avvocati protagonisti, no? Che era l'avvocato del suo fidanzato, certo Angelo Palmieri, non so se è ancora vivo, forse sì. Avete cominciato voi col dire abbiamo la parità di diritto, perché io alle 9 di sera devo stare a casa, mentre il mio marito, il mio fidanzato, il mio cugino, il mio fratello, il mio nonno e il mio bisnonno vanno in giro. Vi siete messe voi in questa situazione, e allora
Ognuno purtroppo raccoglie i frutti che ha seminato. Se questa ragazza si fosse stata a casa, se l'avessero tenuta presso il caminetto, non si sarebbe verificato niente. Avvocato numero uno. Avvocato numero due, Giorgio Zampieri. È tutto certificato, è tutto registrato, naturalmente si può anche vedere il filmato che trasmise appunto le tre, in prima serata. I fatti, disse l'avvocato Palmieri, Zampieri, guardateli in concreto, signori. Qui si tratta di una ragazza, senza offesa, perché signori miei, io non ho una cattiva opinione affatto delle prostitute. Qui si tratta di una ragazza che ha degli amanti a pagamento, signori miei. Una violenza carnale con fellazio può essere interrotta con un morsetto. L'atto è incompatibile con l'ipotesi di una violenza. Tutti e quattro avrebbero incautamente abbandonato nella bocca della loro vittima il membro, parte che per antonomasia viene definita delicata dell'uomo. Lì il possesso è stato esercitato dalla ragazza, signori miei, sui maschi, dalla femmina sui maschi. È lei che prende ed è lei che è parte attiva. Loro sono i passivi, inermi, abbandonati nelle fauci avide di costei. Avvocato Zampieri, 1979, e poi più avanti, perché quello era soltanto il primo grado, l'ha ripetuto negli anni. Ecco, tutto questo, compreso questo linguaggio, compreso le convinzioni che questo linguaggio poi genera, fa parte di un sistema che non ci siamo, così non può reggere fino a che non si modifica anche nelle sue parti più piccole, come se fosse un meccanismo interno di un orologio, per cui bisogna che ogni piccolo ingranaggio funzioni perfettamente, perché altrimenti l'ora è sballata. Una donna uccisa da un uomo ossessionato da lei. Era madre di due figli Nausicaa di 14 anni ed Alessio che aveva 17 anni. Era una mia grande amica perché mia madre aveva insegnato ai figli e quindi ci eravamo conosciute così a Roseto e perché poi nel tempo si era costruita questa amicizia, l'avevo seguita nelle sue vicende personali e familiari e lei mi aveva dato grande supporto anche nei momenti di malattia di mio suocero e di tanti amici che le avevo segnalato, perché lei era questo. Lei da avvocato ha messo il dito nella piaga questa sera? Sì, la piaga è il sistema normativo italiano, la certezza della pena, la certezza del diritto, la maggiore facilità con cui noi avvocati andiamo a difendere in un'aula di giustizia l'assassino piuttosto che la vittima, perché andando a difendere un assassino puoi uscire vincitore, vittorioso, con i riti alternativi, nel tempo, dopo la sentenza definitiva, a distanza di anni, con i permessi, con tutti quegli strumenti che il sistema normativo e lo Stato offre al reo. E quindi puoi uscire sempre vincitore, vittorioso, come avvocato della vittima. Hai grandissime difficoltà, è un lavoro duro che ti lascia sempre e comunque tanta amarezza. È uno dei tanti buchi nella giustizia italiana? Sicuramente sì, è uno dei tanti buchi ed è difficile, quasi impossibile spiegarlo alle vittime e quasi impossibile spiegarlo ai nostri figli, perché io sono madre di quattro figli ed è difficile spiegare gli esiti di alcuni giudizi, di alcuni processi, le ragioni di alcuni giudizi e gli esiti di alcuni processi ai figli adolescenti. Ma come bisogna fare per ridurre al minimo questo fenomeno? Intanto tanta preparazione, tanta competenza, professionalità da parte anche e soprattutto di tutte quelle strutture che vengono prima delle aule di giustizia. Centri sociali, centri antiviolenza, centri di difesa della donna, assistenze sociali, di tutte queste figure che dovrebbero stare a supporto delle debolezze della donna e della famiglia, prima che si arrivi ad uno stato di devastazione assoluta del nucleo familiare e della donna. Questo deve avvenire prima, per quanto riguarda la vera tutela, perché dopo non c'è tutela, dopo ci può essere da parte dello Stato tutela delle vittime, tutela dei figli, tutela dei minori, tutela del nucleo che rimane, questo sì, ma prima bisognerebbe intervenire prima. Secondo lei tutte le donne denunciano gli abusi ai quali sono sottoposte? Assolutamente no. Perché? Perché tantissime non si rendono neanche conto di essere sottoposte ad abusi e a soprusi, tantissime ritengono
inutile o penoso iniziare questo percorso, perché tanto mi dicono, ma tanto non porta a nulla e tanto siamo di nuovo allo stesso punto, abbiamo aperto 3 procedimenti, avvocato, cosa facciamo, ne apriamo un altro, abbiamo fatto 4 querele, e sono 5 volte che vado in caserma, di nuovo lasciamo stare, a posto, e così, questa è l'Italia che sta andando. Senta, lei come donna, come mamma e come avvocato, che consiglio si sente dare alle donne? Di non arrendersi mai, di individuare i professionisti giusti, di urlare, di scrivere, di non vergognarsi, di parlare, di non tenere tutto per sé e di educare i propri figli a questi concetti. Solo così, solo urlando, solo non vergognandosi, perché non dobbiamo vergognarci di nulla, soprattutto di essere vittime, solo così si può tentare di evitare che la violenza diventi estrema. Onorevole Luca Cotalini è un giovane onorevole, però stasera affrontiamo un problema vecchio e spinoso, pesante. Un problema molto, molto, molto pesante, che è davvero forse la più grande piaga sociale in questo momento, che va combattuta e soprattutto vanno migliorate quelle norme che in questo momento non tutelano le donne, motivo per il quale grazie al ministro Bongiorno e grazie al ministro Bonafede abbiamo portato avanti codice rosso che permetterà finalmente alle donne di essere più libere di denunciare e soprattutto più sicure di non morire in attesa di un giudizio, perché finalmente i magistrati avranno 72 ore di tempo per poter avviare le indagini su qualsiasi tipo di violenza sessuale, fisica o psicologica e di conseguenza evitare che il peggio si avveri, come purtroppo in tante occasioni avviene. A monte perché c'è questa violenza? C'è questa violenza perché purtroppo l'uomo a tante volte si sente più forte, ma più forte non lo è, perché, anzi, premessa, per me chi commette queste cose non è un uomo ma semplicemente una bestia, perché una donna non va mai e mai, mai, poi mai toccata, una donna va amata, va corteggiata e soprattutto quando finisce una relazione non è sicuramente con la violenza che la si riconquista, quindi è una piaga sociale che va combattuta. È chiaro che non si può arrivare dappertutto, perché purtroppo tante volte non ci si può arrivare, però chiaramente bisogna anche culturalmente fare molto, perché è anche da quello secondo me che bisogna partire. In questo fenomeno quanto c'entra la famiglia, che è piuttosto zoppicante, claudicante? Tante volte potrebbe centrare, ci sono state analisi, tanti casi in cui magari i figli di persone che hanno commesso questa tipologia di reati nel tempo della loro crescita sono diventati facinorosi, sono finiti in comunità, si sono dati la droga, sono diventate persone violente, quindi è chiaro che avere una famiglia alle spalle consolidata, serena, che vive una vita tranquilla a volte aiuta a non finire in un tunnel di questo genere. Molte donne non hanno paura di ritorsioni perché la giustizia, non la magistratura non li tutela. Assolutamente, infatti il codice rosso va in questa direzione per far sì che le donne finalmente possano denunciare e finalmente avere un giudizio prima che possano diventare delle vittime del loro carnefice. Tino Pallante, nel suo intervento ha parlato in nome per conto della regione, essendo il sottosegretario, quindi ha rappresentato il presidente Toma. Mi sembra che per quanto riguarda la violenza alle donne noi non siamo all'anno zero. Beh, intanto io sono qui in rappresentanza della regione, sono un mandato specifico del presidente Toma. Non siamo all'anno zero, ahimè, però c'è molto da fare, la strada è ancora molto lunga. La violenza di genere è francamente inaccettabile. Mi hanno molto turbato le immagini del servizio che è andato in onda prima del seminario. La sequenza dei volti di quelle persone, dei bambini vittime di violenza, lascia una traccia indelebile, e la sovrapposizione di tutti quei volti è stato per me, insomma, non facile. Io che sono avvezzo, insomma, non mi manca modo di parlare, però devo manifestare questo sentimento forte dentro di me, questo contrasto tra da una parte un senso di impotenza e dall'altra la voglia di porre rimedio, per quanto rimediabile, per il futuro. La nostra regione è impegnata, l'ha fatta attraverso norme specifiche, l'ha fatto con la creazione e con l'assistenza, con un centro che dovrà assistere in maniera particolare i minori. Insomma, c'è molto da fare, serve un'azione corale, la regione sta in prima fila, ma non bastano solo le istituzioni, le persone devono subito denunciare, sin dal manifestarsi dei primi segnali di insofferenza da parte di chi esercita questo veramente insopportabile, insomma, nei confronti delle persone deboli, francamente inaccettabile. Quindi dobbiamo stringerci tutti insieme per raggiungere il risultato. Alla base di questo fenomeno cosa c'è?
Ma io credo ci sia un'insofferenza latente, ci sia una parte di uomini forse frustrati che non riescono a raggiungere i risultati, che si sentono insoddisfatti e che ahimè se la prendono con la parte più debole, francamente inaccettabile. Io credo che questo fenomeno vada affrontato anche con alcuni risvolti, indubbiamente, alcuni risvolti sociali, insomma. Molte donne denunziano, però poi non si sentono protette dalla giustizia. Beh, questo è il percorso che noi dobbiamo fare. Come dicevo, la Regione ha iniziato il percorso, ha rinnovato anche su stimolo di iniziative nazionali, quindi si pone insomma, forse tra le regioni virtuose. Dicevo, ancora poco, dobbiamo fare ancora molto altro. Questo nuovo corso in Regione? Beh, insomma, noi abbiamo superato il primo periodo che era quello di assestamento. Il Presidente Toma ha inteso qualche giorno fa manifestarlo in maniera trasparente, ha ricalibrato le deleghe, ha dato anche a me altre funzioni. Io sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, insomma, spero molto che questo lavoro porti anche come percezione nei confronti dell'immaginario collettivo i risultati che noi stiamo raggiungendo e che raggiungeremo tutti insieme. A lungo andare la verità viene sempre a galla. È stato ridato a Cesare quel che era di Cesare? Beh, certo, lo dico con soddisfazione. Questo è un aspetto che, a differenza dell'altro, messo tocchiamo una nota, quindi compare in me il sorriso. Sì, a lungo andare il tempo rimette a posto tutto. Sindaco, di questa giornata lei è il motore? Ma il motore è stato l'ambito sociale territoriale, con tutte le persone che si sono impegnate, gli esperti, i consulenti, insomma è stato un lavoro sinergico, ha trovato grandissima coesione, siamo stati tutti d'accordo nel poter varare questo incontro che per noi è molto importante perché accende i riflettori, per la verità mai spenti, su un fenomeno molto molto grave che è quella della violenza di genere, in particolare quella della violenza sulle donne o contro le donne, come vogliamo. È un momento di riflessione comune, peraltro l'attenzione che questo evento ha riscosso è stata veramente importante, questo è significativo di una grande sensibilità che c'è su questo argomento, su questo fenomeno, sensibilità che noi vogliamo che si allarghi sempre di più, non solo nell'ambito delle istituzioni che sono già attente al fenomeno, ma anche tra i cittadini, tra le persone, insomma, sensibilizzare l'opinione pubblica su questo fenomeno è sempre importante perché, insomma, abbiamo fenomeni che si ripetono continuamente di violenze, che ormai sono quasi all'ordine del giorno, purtroppo devo dire che il trend addirittura sotto certi aspetti è in ascesa e questo veramente è molto preoccupante. Questo dimostra che è un fatto culturale sul quale bisogna intervenire, convegni, facendo parlare le persone che hanno la possibilità di spiegare, di dare informazioni importanti, quindi di impegnare tutti, perché insomma siamo stufi anche di sentire parlare di raptus oppure di momenti così estemporanei di violenza che poi creano danni anche irrimediabili. Non è possibile, insomma, accettare scuse su questi aspetti, quindi ecco, una sensibilità maggiore credo che possa essere importante e questo evento di oggi, ecco, va proprio in quella direzione, quello di portare avanti un discorso che possa essere capito e seguito da tutti. Ho intervistato la criminologa Buzzone, ha detto che bisogna partire dalle scuole. Sì, sono d'accordo. Se è questo, come dicevo prima, un fenomeno anche culturale, i primi interlocutori in primis sono proprio le giovani generazioni, quindi le scuole, l'educazione nelle scuole, la parità di genere, far comprendere ai giovani della parità di genere, del rapporto che ci deve essere paritario tra i maschietti e le femminucce, insomma educarli, ecco, a questo tipo di atteggiamento secondo me è fondamentale, si parte proprio da lì, quindi io do ragione a questo tipo di indicazione, quindi ne sono convinto fermamente e partendo da lì, ecco, potremo raccogliere un domani una società pienamente consapevole di questo fenomeno e quindi sanata, ecco, da questi eventi così ormai dilaganti, insomma, e aberranti. Le cause maggiori di questo fenomeno? Ma le cause maggiori è questa forma di sopraffazione, questa volontà di sopraffazione del maschio nei confronti della persona più debole, per rivendicare delle proprie ragioni, anche quindi
psicologicamente, colpendo anche psicologicamente, certe volte ecco, i danni psicologici sono addirittura maggiori di quelli della violenza fisica. Quindi è un modo forse anche atavico di comportarsi, che può venire fuori in momenti particolari scatenati da gelosie, da rivendicazioni, da voler punire ecco, chi ti ha dato, chi si è permesso di non seguire ecco, le indicazioni oppure di non aver sopportato anche determinati atteggiamenti. Tutto questo oggi è incomprensibile, è inconcepibile e credo che le scuole possano svolgere un lavoro molto importante, lo fanno già le nostre associazioni, devo dire, sul territorio. Abbiamo un territorio molto sensibile su questo tema. Non è il primo convegno che si fa, questa è una delle tante iniziative, un'iniziativa molto importante che riscuote molto che ha riscosso successo e credo che se ne parlerà nel tempo. E la sensibilità cresce sotto questo aspetto, ne sono sicuro che raggiungeremo gli obiettivi. Purtroppo non è un lavoro immediato, dovremo aspettare del tempo perché tutto possa avere un esito favorevole. La nostra speranza è tanta, però l'impegno non deve mai mancare, ecco, l'impegno delle istituzioni, con le associazioni, con il volontariato, con le istituzioni scolastiche, con le famiglie che possono essere coinvolte in tante maniere. Ecco, questo sicuramente porterà i frutti sperati. A proposito di istituzioni, Vox Populi dice che la legge, la giustizia deve fare di più. Beh sì, oddio, poi ci sono tante sfaccettature nella nostra società, ecco, poi c'è la parte diciamo, che la legge, che è svolta dalla legge, quindi dal potere giudiziario, che è molto importante e deve dare dei segnali anche quello, perché insomma non si può perdonare, tra virgolette, in maniera superficiale atteggiamenti, violenze di tutti i tipi da parte di persone. Abbiamo dei reati molto specifici, non solo quello di violenza, cioè abbiamo lo stalking, che sono reati ormai ben connotati, che hanno una connotazione particolare, per cui insomma bisogna che anche la giustizia tenga sempre la guardia molto alta e faccia sentire proprio il proprio peso, ecco, interpretando bene e diciamo, non facendo mancare decisioni anche forti nei confronti di chi ecco, sbaglia in maniera molto molto grave. Sonia De Toma, ho intervistato la criminologa, abbiamo parlato di questo fenomeno della violenza alle donne, ha detto che bisogna cominciare da subito, dalle scuole, educare i ragazzi. È vero, è verissimo. Io approfitto per dire che con la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi abbiamo previsto una commissione che tra i vari temi di cui si occuperà è prevista anche le pari opportunità. E quindi per pari opportunità si intenderà non sia il riconoscimento dei diritti anche alle donne, quindi in questo caso alle femminucce, ma proprio anche nei trattamenti, i trattamenti che devono essere uguali e soprattutto non fondati su eventuale violenza o atti discriminatori in generale. Ma perché non si riesce a sradicare questo fenomeno? Ma è un fenomeno di tipo culturale, questo è sicuro, e quindi si sa, è un fenomeno che può essere combattuto solo nel corso degli anni, ci vuole tempo, non è qualcosa che possiamo risolvere in poco tempo, insomma, in tempi brevi. Però è anche vero che sensibilizzare sempre di più già dalle nuove generazioni, questo è importante, e un giorno si otterrà il risultato che vorremmo. Un aiuto non arriva dalla disgregazione delle famiglie. E non arriva, diciamo che oddio, dovrebbe arrivare l'aiuto e io penso che ci siano famiglie che insomma, capiscono la problematica e qualcosa insegnano, però è sempre il solito discorso, non tutte ragionano allo stesso modo, poi anche a livello culturale di sicuro. Molte volte le donne si ribellano, denunziano, però nonostante questo arriva per loro il giorno della tragedia. Sì, la normativa purtroppo, le leggi non sono complete, non regolano tutte le manifestazioni di violenza o atti che possono precedere quindi questa violenza. E a volte si sottovaluta anche il problema, però devo dire che comunque rispetto agli anni precedenti tanto già si è fatto. Nella nostra regione?
La nostra regione apparentemente è tutto tranquillo, ma in realtà non è così. Basta vedere gli ultimi casi di violenza, anche sabato c'è stato un caso proprio di violenza sessuale, di violenza proprio a livello insomma veramente psicologico e fisico. E la nostra regione, pure con questi centri di violenza, per fortuna riesce a gestire un po' il fenomeno, ma è sempre molto limitato l'aiuto che possono dare. Filomena Calenda, lei probabilmente è battagliera, bisogna esserlo parecchio per estirpare questo male, la violenza contro le donne. Sì, purtroppo il fenomeno della violenza contro le donne è un fenomeno attualissimo che davvero non ci rendiamo conto il perché di tutte queste morti, perché ultimamente dall'inizio dell'anno, cioè, ovvero i dati che abbiamo sono 110 vittime nell'anno 2018, ogni giorno un bollettino di guerra, è veramente una mattanza, quindi io ritengo che noi donne dobbiamo iniziare a prendere coscienza di queste situazioni, perché molto spesso gli uomini che ammazzano le donne sono uomini infantili, uomini che temono di perdere la propria donna e quindi le usano violenza. Bisogna mettere in campo una serie di situazioni, perché io credo che siamo arrivati davvero all'apice e quindi tutto questo non possiamo permettercelo. Perché succede questo? Cosa c'è alla base? Ma io ritengo che molto spesso gli uomini sono... non voglio usare un termine, sono infantili, e quindi nel momento in cui le donne, soprattutto negli ultimi tempi, riescono ad ottenere, ecco, un lavoro, una propria indipendenza, quindi l'uomo teme di perdere la propria donna e arriva al gesto proprio culminante di fare della violenza. Diceva la criminologa che bisogna partire dalle scuole. Infatti, noi, quando io ero assessore alla provincia di Isernia, abbiamo fatto 3 progetti con le scuole importantissimi, perché io credo che la cultura della non violenza contro, non solo contro le donne, contro i disabili, contro gli anziani, deve partire dalle scuole, perché è lì che si formano i nostri ragazzi. Quindi ben vengano questi convegni, ma dobbiamo essere più presenti sui territori, proprio nelle scuole. Io sono convinta che questo è un tema oramai di grande attualità e, come noi ricordiamo, anche il Molise ha avuto una sua vittima, Stefania Cancelliere, che comunque è stata massacrata con 84 mattarellate da suo marito, e io credo che questo non può essere, non possiamo accettarlo, perché ritengo che la violenza contro le donne sia un gesto proprio da condannare. Quindi uniamoci, io credo che questa sarà proprio anche, sarà un mio obiettivo, stiamo già lavorando in regione su diversi progetti di legge, quindi disegni di legge, quindi sono convinta che andremo avanti spediti. Molte volte la donna non denuncia perché probabilmente non si fida della giustizia, della legge, perché la persona magari che ha usato violenza a lei poco tempo dopo si ritrova davanti. Beh, questo è vero, un altro problema. Molto spesso una donna non denuncia perché una donna non ha un lavoro, magari ci sono dei bambini minori, e nel momento in cui va a denunciare quello che magari il marito, il compagno, l'amante le fa, dopo dove può andare? Da nessuna parte. Quindi io credo che bisogna lavorare anche sui tempi della giustizia, perché le donne che subiscono vittime, che subiscono danni proprio da parte degli uomini, devono avere anche dei punti di riferimento. Noi a Isernia avevamo l'appartamento, che era proprio un appartamento nascosto, che nessuno sapeva dell'esistenza, quindi ritengo che bisogna continuare a lavorare, ma purtroppo a livello nazionale sono molto poche le risorse che vengono mandate per questo tipo di atteggiamenti, e quindi andiamo avanti e vediamo cosa fare. Consiglio si sente di dare alle donne? Beh, sicuramente non credo di essere in grado di dare dei consigli, però nel mio piccolo io credo che una donna... È comunque una mamma. Sì, sono una mamma, ma io credo che, ecco, io sono mamma di 2 ragazzi. Io ai miei figli insegno che loro non devono dire no, mamma, il letto lo fai tu, perché molto spesso questa è l'educazione che viene data soprattutto, diciamo, nelle regioni meridionali. Io credo che i ragazzi, i giovani devono capire che la donna e l'uomo sono uguali. Quindi iniziamo a dire ai nostri ragazzi di rispettare le donne, di rispettare i disabili, di rispettare gli anziani. Io sono convinta che tutto quello che sta accadendo sia davvero frutto di forse della poca presenza anche istituzionale, perché molto spesso le istituzioni dimenticano che ci sono questi problemi e quindi si cade poi nel caos totale. Dottoressa Andricciola, si parla della violenza sulle donne. Lei è una donna, il problema lo conosce non per esperienza diretta, perché probabilmente molte donne
ne parlano anche con lei? Sì, certo, io ho un'esperienza indiretta, però sicuramente molto significativa, perché a Isernia mi occupo proprio specificamente del problema della tutela delle fasce deboli, perché sono l'unico sostituto di sesso femminile, quindi il procuratore mi ha assegnato specificamente questa materia. È una materia che sento anche profondamente, che mi tocca molto, ecco, e che da un certo punto di vista dà più senso forse al mio lavoro. Quindi vengono sì anche privatamente a chiedermi consiglio, quello che io cerco di fare è infondere, spesso purtroppo non ci riesco, ancora il senso dell'esistenza dello Stato. Alla base cosa c'è di questo fenomeno? C'è sicuramente un fatto culturale, cioè ci sono relazioni malate, squilibrate, sproporzionate. E probabilmente ci sono anche donne che non credono sufficientemente in se stesse, che hanno perso fiducia e che vedono il mondo soltanto vicino alla persona che invece ha comportamenti abusivi, maltrattanti. Questa è un'idea che mi sono fatta proprio personale in questi mesi che mi sono occupata del fenomeno. E quindi io sono qui, diciamo, il senso di questo convegno è proprio quello di unire le forze per vedere come sradicare questo fenomeno dal piano sociologico, psicologico, anche sul piano giudiziario. Questo è l'intento. La criminologa diceva che bisogna partire dalla scuola. Ma sì, sicuramente. Io ho partecipato a un altro convegno, diceva giustamente una preside, alla fine le persone maltrattanti, abusanti, sono figli di donne. E quindi questo già, anche il mondo della scuola è di per sé un mondo tipicamente femminile, quindi stupisce il fatto che queste persone educate da donne poi nei confronti della donna compiano atti di violenza. Forse è un fenomeno appunto da questo punto di vista da studiare, ma sicuramente bisogna partire da molto molto indietro per ricostruire il fenomeno e quindi cercare anche di debellarlo. Secondo lei tutte le donne denunziano gli abusi? No. No, il nostro appello, siamo qui proprio per lanciare questo appello, denunciate, non abbiate paura. Ci sono donne che non denunciano appunto non solo per paura di eventuali ritorsioni, ma anche perché a volte prevale l'affetto nei confronti del partner o perché appunto nonostante tutto non riescono a immaginare una vita senza quella persona. E così come mi sono capitati casi di donne che hanno denunciato per poi fare un passo indietro. E quindi anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale negare tutto quello che era successo. Quindi no, purtroppo no. E questi centri di violenza servono proprio a questo, a far emergere un po' di sommerso che purtroppo c'è. Che consiglio ti sente di dare? Io, di denunciare e di credere ancora nella giustizia, credere nello Stato. E noi ce la mettiamo tutta, sì, per venire incontro, non solo per punire, ma anche per prevenire. Il tema che si affronta oggi è di grande, triste attualità. E cioè, purtroppo sì, è diventata una costante della società italiana, quella della violenza alle donne prevalentemente, violenza che si consuma in famiglia, violenza che si consuma anche al di fuori della famiglia. E lo Stato, soprattutto negli ultimi anni, ha dato una serie di risposte sul piano, potrei dire in particolare penale, e quindi per l'importanza che si attribuisce a determinate condotte violente. Immaginiamo lo stalking, che prima non era concepito, non era configurato come reato, la priorità che si dà nei nostri uffici giudiziari alla trattazione, e si deve dare di determinati processi, indagini e processi che riguardano certi reati. Ovviamente il problema esiste al di fuori della società, da qui l'importanza dell'educazione dei giovani, da qui l'importanza dei centri antiviolenza che possono essere un primo punto di riferimento per evitare percorsi dolorosi se non si interviene in tempo. In questo fenomeno quanto c'entra la famiglia disgregata? Ma la famiglia disgregata può entrarci, io credo che dipenda sempre dal rapporto tra genitori e figli, da come si imposta il rapporto tra genitori e figli e dall'educazione che si dà. Se si danno esempi negativi anche all'interno di una famiglia non disgregata, il risultato è lo stesso, negativo. Diceva la criminologa che bisognerebbe partire dalle scuole. Dalle famiglie e quindi dalle scuole, sicuramente. È una sinergia fondamentale. E poi occorrono quelle forme di controllo sociale che vengono esercitate non solo dalla famiglia, dalla scuola, ma che sicuramente possono e devono essere esercitate dalla Chiesa, dalle forme religiose, dallo Stato attraverso le sue articolazioni. È un discorso complesso che deve vedere muovere insieme tante componenti utili alla società. Le donne denunziano sempre o c'è timore di avere poi delle ritorsioni?
Ma negli ultimi anni si è assistito ad un aumento di denunce e di segnalazioni. Credo che da questo punto di vista occorra fare di più. Si potrebbe prevenire molto di più se fossero effettuate più denunce da parte delle donne. Lei non è da molto sul nostro territorio. Che territorio ha trovato, non solo in relazione a questi reati? Ma un territorio con le... Io vengo da un'esperienza, un territorio caratterizzato dalla forte presenza della criminalità organizzata, dove ho lavorato per 30 anni, dove c'è stata molta attività anche illecita nella pubblica amministrazione e me ne sono interessato personalmente insieme ad altri colleghi. Io credo che un po' tutti i territori, al di là dell'etichetta di terra felice, presentino determinate caratteristiche. I primi 6-7 mesi di attività come procuratore della Repubblica mi ha portato a constatare che anche in questo territorio, che sicuramente non ha certe connotazioni particolari, mi riferisco alla presenza forte della criminalità organizzata ad esempio, però ha molte caratteristiche anche negative che hanno altri territori. La terra felice non esiste. Si può lavorare perché, come dire, ci si avvicini ad un'idea di territorio felice. Siamo in chiusura, che dire? Tanta gente era presente a questo incontro di grande interesse. Bisogna darsi da fare un pochino tutti. Dalle testimonianze ci siamo resi conto che la famiglia è al centro, la famiglia è il nucleo e dalla famiglia si parte oltre che dalla famiglia anche dalle scuole. Speriamo in bene, speriamo che questo triste fenomeno, se non sconfitto completamente, almeno vengano ridotte le conseguenze. Io ringrazio Giovanni Baltimoccia e Alessandro Vesponne per le riprese, Giovanni Tommaso per il montaggio e da Campobasso Luigi Putalivo che cura la messa in onda. Grazie a tutti voi che da casa ci avete seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana.